Quarta sconfitta in 8 partite, si accende una lampadina rossa in Casalezzo che per forza deve rinserrare le fila per capire come deve stare in un campionato che inizia ad essere più difficile delle previsioni. Fa festa la Recanatese che passa con un gol per tempo, mentre l'Arezzo paga dazio ai suoi errori che a conti fatti sono stati decisivi, e il primo di questi arriva al 6° minuto con uno sbaglio di Morrone che mette Gucci nella condizione di servire un assist perfetto per Gaddini. Ma la conclusione dell'esterno si infrange sul corpo in uscita del portiere Meli. Clamorosa palla gol fallita dall'Arezzo. L'Arezzo insiste sempre con Pattarello, scodella poco dopo un bel pallone in area. La Recanatese non sta a guardare e quando capisce che può colpire si rende pericolosa in maniera letale e al primo tiro in porta rompe gli equilibri con sbaffo che si inventa il gol più bello della giornata. Perfetta la battuta al volo sul pallone di Melchiorri, un gesto che merita anche il replay. L'Arezzo accusa il colpo ma reagisce sempre con il solito Pattarello. Stavolta il pallone è per la deviazione di Gucci. Meli si supera con un balzo prodigioso negando il pareggio agli Amaranto. Nella ripresa l'Arezzo tenta di alzare la sua pressione ma gli attacchi sembrano fare il solletico al pacchetto arretrato giallorosso e la Recanatese, giocando sugli spazi, colpisce. Stavolta lo fa con l'ex montevarchino Carpani che scatta sul filo del fuorigioco su assist di Melchiorri. 2-0, l'infinito si tinge di nero. La Recanatese vuole chiudere il match e tenta la sortita prima con il solito sbaffo e successivamente con l'esperto Melchiorri che si divora un gol grazie anche all'interdizione del coraggioso Trombini. L'Arezzo non pervenuto, alcune sortite non meritano nemmeno la segnalazione. Sul taccuino però ci va la traversa ancora dello scatenato sbaffo dopo il 90°, ma sarebbe stato troppo. Punteggio all'inglese, la Recanatese ha colpito, l'Arezzo ha sprecato e come al solito subito. Con le reti di oggi sono in totale 14 i gol subiti in 8 partite. Fate vobis, ma l'aspetto è molto preoccupante.